Siamo qui oggi in Piazza Damiano Chiesa per un'iniziativa per la campagna elettorale di Marco Bruciati, sindaco, con Potere al Popolo e Buongiorno Livorno. Abbiamo il piacere di ospitare Viola Carofalo, la portavoce nazionale di Potere al Popolo. Abbiamo scelto di farla in piazza perché è questa la cifra stilistica, come abbiamo sempre detto, che vogliamo dare alla campagna elettorale. Una campagna elettorale che stia in mezzo alle persone, che si occupi dei quartieri, che ritorni a fare politica all'interno dei quartieri. Il quartiere di Collina è un quartiere che per vari motivi è sempre stato un quartiere difficile, è un quartiere che ha sempre avuto una grande vita, ha sempre avuto una grande dimensione, una grande vocazione commerciale e aggregativa. Negli ultimi anni purtroppo questa cosa è andata sempre più calando, vuoi per le politiche sulla mobilità, vuoi per delle politiche sul commercio che non hanno incentivato l'apertura di nuovi esercizi e vuoi perché sta diventando sempre di più un quartiere dormitorio. E la nostra campagna elettorale vuole riportare la politica fra la gente e vuole riportare le persone ad appassionarsi della politica. Partiamo da Livorno, che è un simbolo importante per questa campagna per le amministrative. Per me è la prima tappa di un giro che sto facendo. Livorno è una città importante per storia, ma anche importante per quello che può rappresentare adesso, cioè una reale alternativa forte, non soltanto a chi ha governato per tanti anni in Italia, ma anche a chi sta governando adesso, che ha detto di voler cambiare, ma che poi non sta cambiando niente perché continua a tartassare le classi popolari. Quindi io sono qui per sostenere Marco, per sostenere tutti quelli che si presenteranno nella lista e per fare l'in bocca al lupo a tutti per questa sfida.